Buonasera, siamo a Pirandello che, sebbene sia nato prima, nel 1828, cioè 1867, a Girgenti, anzi in località Caos, che è una piccola casa di campagna dove la madre si rifugia per fuggire a un'epidemia di colera con la sorella, con la sorella primogenita Rosalina. La madre incinta si rifugia in questa casetta di campagna e lì partorisce Pirandello. E lui dice di se stesso: io dunque sono figlio del caos e non allegoricamente, ma in giusta realtà. In un frammento di autobiografia dettata a Pio Spezzi e pubblicato nel 1933. Nel 27 Girgenti diventa Agrigento, come è conosciuta ancora oggi. Il vostro libro non c'è molto di Pirandello, c'è un'opera sì che è famosa perché certamente il cinema l'ha resa famosa, la patente con Totò, ma non è certo l'opera più rappresentativa di Pirandello, di cui andremo a trattare in questa breve lezione. Potremo parlare di Pirandello per anni e anni e avremo sempre da dire. Il padre Stefano aveva combattuto con Garibaldi, quindi è un garibaldino. Anche la madre era figlia di un commilitone di Stefano Pirandello. Il padre era di origine ligure, quindi come Mazzini e lo stesso Mameli. E questo spiega l'ambientazione ligure del Fu Mattia Pascal, anche se dal nome di quest'opera sembra tutto tranne che un'opera ambientata in Liguria. Ma di questo parleremo dopo. La Caterina Ricci Gramitto, il cui padre Giovanni era stato un acceso antiborbonico e perciò dopo la rivoluzione del 48 era stato esiliato a Malta. Nato in un ambiente quindi liberale, quindi progressista, quindi di aspirazioni, quindi unitarie, nasce poco dopo l'unità d'Italia, perché nel 1867 sono passati solo 6 anni dall'unità d'Italia. Luigi Pirandello nasce, un padre lo avvia agli studi di ragioneria, ma la cosa a lui non piace particolarmente, scritto di impeto e di impero dal padre alla ragioneria, ma riesce a ottenere di essere, diciamo, trasferito al ginnasio, data la sua passione per gli studi classici. Nel 1882 il padre subisce un rovescio economico, quindi è una delle prime tante. Il denaro, il rapporto, insomma, fallimenti, eccetera, sono molto presenti in Pirandello, che ha avuto la prima parte della vita molto segnata da questi cambiamenti di sorte repentina. La famiglia nel 1882 da Agrigento si trasferisce a Palermo, mentre Pirandello rimane. E poi, scusate, la famiglia si trasferisce a Palermo, dove Luigi porta a termine i suoi studi liceali, e il successivo spostamento della famiglia porta in Empedocle. Si innamora di una cugina durante l'ultimo anno di liceo, che si chiama Paolina. Per lei continua gli studi a Palermo, poi non la sposerà, ma insomma, va bene. Si iscrive alla facoltà di lettere di Roma nel 1887, abita da uno zio, Rocco Ricci Gramitto. Inizia a scrivere, quindi la sua passione per la scrittura, e è uno scrittore anche internazionale, perché nel 1889 si iscrive all'Università di Bonn, in Germania, ovviamente, con la lettera di presentazione di Ernesto Monaci, docente di filologia romanza, e scrive una tesi laurea. Laute und Lautwinkelkung der Munderwurzige von Girgenti, il mio tedesco non è praticamente goetiano, ma scrive una tesi in tedesco, cioè suoni e sviluppi di suono delle parlate di Girgenti. Questo sfata un po' il mito che a volte c'è della Sicilia come paese isolato. Insomma, Pirandello probabilmente in questi studi in Germania si innamora anche di una ragazza, Jenny Schulz Lander, o Lander. La pronuncia, i tedeschi vorranno scusare la mia pronuncia orripilante tedesca. Io so leggere il tedesco perché ho fatto filologia classica, ma non lo so pronunciare in maniera decente. Ho studi di tedesco piuttosto irregolari, ma
Ma dicevo, probabilmente ha letto in originale i libri di Nietzsche, di Schopenhauer, e quindi questo tema della filosofia ritornerà. È un autore fortemente filosofico, quindi gli autori siciliani, la Sicilia ha dato alle stampe e ad alcuni importanti autori come Verga, Verga De Roberto, Pirandello, poi ci sarà Sciascia e l'ultimo è ovviamente Camilleri, che è morto recentemente. Allora, continua la sua amicizia, scusa, diventa amico di Luigi Capuano, importante letterato di quei tempi. Sposa nel 1894 la Maria Antonietta Portulano, figlia di un socio del padre, che avrà negli anni seguenti, segnerà molto la vita di Pirandello, perché dopo che nel 1903 avverrà un nuovo disastro economico in cui la solfatara del padre, dove era stata investita anche la dote di Maria Antonietta Portulano, quindi va tutto in fumo. Avrà gravi problemi psichici che appunto porteranno a turbo mentale, quindi la convivenza con questa donna che comunque gli darà diversi figli, che ora non ricordo, ma comunque lasciamo perdere. Nel 1903 appunto la miniera di proprietà del padre subisce un allagamento, e questo è il momento della crisi più profonda, perché nel 1904 esce il suo più importante uno dei più importanti romanzi del Novecento, che è appunto il Fu Mattia Pascal. Il Fu Mattia Pascal è la storia e rispecchia abbondantemente, certamente, tematiche familiari di quel periodo di Pirandello. È la storia di un uomo che ha gravi problemi familiari, economici, decise di fuggire dalla Liguria, andare a Monte Carlo, mentre ha una immensa, una discreta vincita economica a Monte Carlo. E nel ritorno in treno verso il suo paese scopre che si è suicidato. Il Fu Mattia Pascal sembra appunto un romanzo ambientato in Sicilia, ma nonostante il fu, che è tipico del dialetto siciliano, non è ambientato in Sicilia. E scopre che uno sconosciuto si è suicidato nel suo paese, avendo un aspetto fisico abbastanza uguale al protagonista Mattia Pascal, che si chiama, facciamoci caso, come un filosofo francese abbastanza noto, filosofo e matematico. E il nostro Mattia Pascal decide di ricostruire una nuova vita, un nuovo io. Il tema del romanzo e della riflessione filosofica di Pirandello è che quella etichetta che portiamo, che si viene detta nome, questo è Pirandello, un giovane, insomma, giovane, un giovanissimo, insomma, insomma, come del tempo, è solo un'etichetta, quindi questo io che portiamo dentro non coincide col nome che ci è stato dato dai nostri genitori. Mi chiamo Roberto Venturini, ma se mi avessero chiamato Mario, che sarebbe, mi sarei chiamato Mario Venturini. Questo nome che noi a cui diamo tanta importanza, Pirandello scopre che è solo un'etichetta. Questa è una tematica che già preannuncia la psicanalisi e molte altre cose. Pirandello, appunto, Fu Mattia Pascal, non riuscendo però, non avendo documenti, Mattia Pascal non riesce a sposare la donna di cui si è da tempo innamorato, torna al paese dove tutti lo riconoscono, ma gli hanno fatto il funerale, certo, il suo migliore amico, che poi ha sposato la ex moglie. Sono tutti in imbarazzo, e questa è l'ironia di Pirandello. Lui si seppellisce in una biblioteca che non frequenta nessuno, dove un vescovo, un sacerdote, insomma un cardinale, ha lasciato questa biblioteca, questa sua biblioteca al paese, che il paese non sa cosa farsene. E Mattia Pascal, il fu Mattia Pascal diventa bibliotecario. L'ironia è che Mattia Pascal, a questo punto senza nome, porta dei fiori alla tomba dell'ignoto che è stato sepolto sotto il nome di Mattia Pascal. Oh, questo in breve, molto in breve, la trama del romanzo. Nel 1800 pubblica, capite, l'umorismo di Pirandello,
scrive alcuni tra il 1908 e il 1909, alcuni saggi sull'umorismo, in cui spiega come, cosa è l'umorismo, che sono abbastanza legati a certe teorie di Sigmund Freud. Insegna anche al Magistero di Roma, ma non è praticamente portato per l'insegnamento. Questo volume, I vecchi e i giovani, esce nel 1909. La prima parte del romanzo è pubblicata integralmente da Treves, che è la casa editrice che gli ha aperto le porte, che è la, oggi si chiama Garzanti, ma insomma è quella che oggi era Garzanti. Continua a scrivere, si avvicina al teatro, che sarà la passione, la seconda parte della sua vita, tra il 1916 e il 18, ovviamente continua a scrivere novelle, non partecipa direttamente alla Prima Guerra Mondiale. Non partecipa direttamente alla prima guerra mondiale. E scusate, mi sono perso un attimo. 1920, andiamo un po' più veloci, abbastanza, andiamo un po' più veloci. Scrive appunto tra 1916 e 18 alcune importanti commedie tipo Berretta Sonagli, Viola, Pensaci Giacomino. La patente, l'atto unico, scusate, la patente che avete nel libro è una novella del 1911 da cui trarrà un atto unico teatrale. Quindi la patente l'abbiamo sia nella versione che nel libro, che è una novella, che sia in opera teatrale, così come poi è stata portata al cinema, anche grazie all'interpretazione di Totò, ma che non è molto fedele, perché Totò ovviamente portava la cosa in una chiave comica. Sì, è un'ironia molto amara quella di Pirandello. Allora, il suo corpo delle novelle di Pirandello si intitola Novelle per un anno, e tra il 23 opere altrettanto famose sono Sei personaggi in cerca d'autore, sono queste qui, è Enrico IV. Sei personaggi in cerca d'autore è un'opera in cui i personaggi scendono, appaiono, non entrano dal palcoscenico, arrivano, vanno verso il palcoscenico, e ognuno di questi sei personaggi racconta una sua storia di una vita familiare, e quindi ognuno racconta un suo punto di vista che è totalmente diverso da quello degli altri. Questo teatro, che rimanda anche a tematiche certamente futuriste, dove il metateatro, il teatro parla di se stesso, cercano, ovviamente cercano, un autore che scriva la storia di questa famiglia. In realtà l'autore già esiste, a Pirandello, ma in questo giocare tra teatro e vita è la grandezza di Pirandello. Enrico IV è un pazzo che pensa di essere appunto Enrico IV, perché è nella sua follia di essere appunto un personaggio della storia medievale, quindi costringe tutti a vivere in questo sogno. In realtà poi, nella sua follia lucida, è più lucido lui nella sua follia che gli altri, che lui porta una maschera consapevolmente, sapendo che è una maschera, degli altri, che tutti noi che portiamo delle maschere, che non sappiamo di portare delle maschere. Capite che con Pirandello ci potremmo fare notte e a spiegare tutto. Nel 1926, pubblica il romanzo forse più celebre di Pirandello, Uno nessuno 100.000. È la storia di un uomo che diventa piano piano pazzo, ma nella sua pazzia scopre la verità assoluta, che lui scopre a un certo punto che, così come lui crede di essere, gli altri lo vedono in un modo, un altro modo, e che c'è un personaggio che è lui, ma gli altri lo vedono in un altro modo, e quindi e ognuno che lo guarda ha una sua idea di lui.
e questo lo porta a una sorta come uno specchio che si infrange in migliaia, in centinaia, decine, migliaia, purtroppo, in decine e decine. Si chiama Mosca il personaggio, Mosca che per un gioco di parole per l'insignificanza dell'individuo, e in questa follia di scoprirsi uno, nessuno e 100.000, lui pensava di essere uno, ma poi scopre che la moglie lo vede in un modo, che il vicino di casa lo vede in un altro, e lui dice: ma allora io chi sono? Sono io quello che mi vede allo specchio, credo di essere io come mi vedono gli altri, o forse non esisto proprio. Questa è la vertigine di Pirandello, che appunto qui lo vedete con Marta Abba. Nel 1934 riceve il premio Nobel e ovviamente Marta Abba sarà la compagna della parte finale della sua vita. Nessuno 100.000. Nel 1927 l'ho raccolta Novelle per un anno. Io vi ho parlato della vita di Pirandello, ve ne ho parlato molto sommariamente perché siamo a una scuola media, quindi io capite che su Pirandello potremmo, ma pure che ovviamente vi incoraggio a approfondire questi librini, perché sono un po' vecchi, ma leggere anche Sei personaggi in cerca d'autore, Uno nessuno 100.000, fu Mattia Pascal, sono libri che meritano di essere letti. Questo magari è un po' più pesante, però ovviamente Pirandello è un autore che ci affascina. L'ultima cosa che dico, l'adesione di Pirandello al fascismo, ovviamente che fu è uno dei lati oscuri di Pirandello, perché va detta tutta la storia, non è che possiamo tralasciare, insomma, perché ci sta simpatico, ma Pirandello aderisce, cioè, non fa. Nel 1929 è nominato Accademico d'Italia, quindi nel 1934 viene il primo premio Nobel. Verrà sepolto nella casa natale, appunto a Causa, a Girgenti, dove era nato. Prima di partire per l'America, appunto nel 1924, aveva avuto una convocazione a Palazzo Chigi da Mussolini, in cui seguiva un'intervista sull'idea nazionale il 23 ottobre. Appariva la sua firma nel numero dedicato al primo annuale della marcia su Roma. Il 19 settembre 1924 l'impero pubblicava una sua lettera a Mussolini con la richiesta di iscrizione al partito fascista. Personaggio enigmatico, pare Pirandello, enigmatico perché le tematiche, c'è cioè la totale negazione dell'io e dell'individualità, e poi si scopre, quindi è l'uomo che è in perenne contrasto con se stesso. Questo io, uno, nessuno, 100.000 Pirandello, e siamo tutti noi con i nostri infiniti dubbi e contrasti, per cui cerchiamo di arrabattarci nella nostra vita, cercando di tenere tutti i nostri io, che ogni tanto ognuno va da una parte o dall'altra. Questa è la grande scoperta di Pirandello, certamente influenzata dalla psicanalisi, che vi devo dire che 18 minuti non so cosa ho detto, ma questa è l'introduzione di Pirandello. Poi leggeremo la patente, perché il vostro libro ci lascia la patente. Che secondo me non è un'opera, sì, cioè probabilmente essendo adatta alle medie, ne spiegheremo la volta prossima. Ma con questo vi saluto e vi invito a studiare, a leggere anche, perché studiare, a leggere, se avete a casa i romanzi di Pirandello, iniziate, perché i vostri genitori hanno da qualche parte Uno, nessuno, 100.000, il Fu Mattia Pascal, che in qualche biblioteca si trova. Iniziate con il Fu Mattia Pascal, vedrete che è un autore che merita di essere letto.